Mettetevi comodi perché oggi vi parlo di un disco molto molto particolare, un disco professionale. Qui parliamo di un disco giapponese. Costa circa 37 euro, ma dopo la sigla vi spiego il perché e poi lo andiamo a provare insieme e vediamo come va. Rieccoci sul canale. Allora, disco Tsumura. È un disco in acciaio con inserti Nvidia, diametro 255 mm, 36 denti con, come dicevo, inserto Nvidia, dopo misuriamo lo spessore, foro universale da 25.4, quindi monta su tutti i decespugliatori e universale. Decespugliatore a scoppio in questo caso, eh. Ad esempio sull'Ego che ho io, quello che vi ho provato l'altro giorno, non può essere installato, quindi può essere installato solo su decespugliatori che hanno le testine che si possono smontare. Lo vediamo da vicino. Intanto il peso, 433 grammi di acciaio Nvidia. Ecco, questa è una delle differenze sostanziali rispetto ai dischi, quelli da 10-12 euro che si trovano un po' dappertutto nei centri commerciali. Il peso fa la differenza. Ha le alette di scarico e di alleggerimento ed è perfettamente ovviamente bilanciato, eh. Adesso lo giriamo, vediamo un po'. Vi faccio vedere gli inserti Nvidia. Sono molto spessi, sono inserti da 2.4 mm, non è poco, eh? Siamo quasi a 2,5 mm di inserto. È un materiale durissimo ed è un disco adatto per lavorare nel sottobosco. Quindi quando dobbiamo fare erba, rovi, soprattutto alberelli di un certo diametro, ecco, con questo non ci fermiamo mai. Non va bene per le rifiniture, ovviamente se dobbiamo fare il prato. Questo assolutamente non va bene, eh. Però se dobbiamo fare un lavoro di sfalcio pesante, e poi dopo magari ripassarci col filo e rifinire negli angoli, ecco, questo è il disco ideale per fare quel tipo di operazione. Come potete vedere, ha un senso di rotazione, questo è importante metterlo nel senso giusto perché altrimenti non può tagliare. Quando si utilizzano questi dischi è vitale mettersi in protezione, quindi mettersi DPI addosso. Dispositivi di protezione individuali, quindi sicuramente gli occhiali da lavoro, i pantaloni lunghi, meglio se con i gambali, maniche lunghe, ecco qui, perché tagliare l'erba con le maniche corte ci si fa male e lo so per esperienza, cuffie da lavoro perché il decespugliatore comunque dà fastidio, fa un po' di rumore. Se avete anche la maschera da mettere davanti sopra gli occhiali è la cosa migliore, vi protegge anche il viso. Detto questo, dai, troppe parole, andiamo a provarlo nel sottobosco. Inizio da qui. Allora, voi non lo vedete perché qua dietro c'è un ulivo davanti cresciuto vegetazione. Abbiamo alberelli, abbiamo ovviamente erba fitta e quant'altro, quindi do una ripulita un po' a questa zona. Col filo qui non posso venire perché ho i tronchetti da 2-3 cm, 1,5 cm, quello che è, che mi possono dar problemi, me lo possono rompere il filo. Quindi adesso ci avviciniamo piano piano, liberiamo la zona e vediamo come va. Di prepotenza sono entrato. Allora, vediamo un po'. 30 mm, questo è ailanto, se non sbaglio, sono delle infestanti che vengono fuori. Vedete, con una passata ho tolto questi quattro alberelli. 30 mm era quello più spesso, di dimensioni maggiori. Ecco, qui lavoro ancora da fare molto. Per adesso ho ripulito questa zona qua. Ora però mi voglio spostare sull'erba, non alta ma coriacea. È un'erba particolare, eccola qui, vedete, è un'erba che ovviamente col filo viene via, ma è estremamente coriacea e dura. E questa la troviamo anche magari nel sottobosco tra un albero e l'altro e mi dà molto fastidio. Mi sposto di zona e andiamo a vederla. Qui, oltre all'erba che vi dicevo prima, avevo accantonato le potature lo scorso anno, non le ho tolte in tempo ed è cresciuta la vegetazione sopra. È la cosa peggiore perché fa corpo unico e non si riesce a districare. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Cerchiamo di entrare più internamente possibile, cerchiamo di arrivare alle potature, vediamo cosa succede. Thank you.
Questo è il lavoro peggiore che si possa fare perché fa corpo unico. Vedete, avevo messo delle potature e ovviamente la vegetazione ha fatto il resto. Bisogna sempre fare attenzione quando si entra qua dentro, fare un po' di rumore perché qua dentro ci possono essere bisce, poi dipende da dove abitate, serpenti, ovviamente topi. Bisogna fare un po' di rumore e dare il tempo alle bestiole di andare via. Comunque col filo non ce l'avrei mai fatto, Qualunque tipo di filo si sarebbe rotto dopo poco. Molto molto interessante davvero. Mi metto nelle condizioni più normali possibile, erba veramente coriacea, e vediamo come si comporta. Ovviamente se ha tagliato i tronchetti da 3 cm questa è acqua fresca, ma voglio vedere come si comporta. Ovviamente in questa fase i giri del motore sono al minimo, non mi serve potenza. Ora vado piano piano a mio rischio e pericolo vicino all'albero da frutto, ma mi tengo lontano, perché se no è un attimo. Qui è una siepe di infestanti, vediamo come va. Ecco, diciamo che gli infestanti alla fine si sono tramutati in rovi. E che signori rovi! Adesso li faccio vedere. 12 mm e mezzo, 15 mm di rovi. Ovviamente acqua fresca perché, come abbiamo visto prima, taglia tronchetti da 30 mm e più, quindi il rovo gli fa un baffo. Allora, guardate il lavoro che si riesce a fare, davvero nel giro di pochi minuti. Qui l'unica nota negativa è il peso del cespugliatore, nel mio caso 6,5 kg. È una vecchia serie professionale, pesa, dopo un po' a muoverlo così su e giù pesa, Però se avete una serie leggera intorno ai 4 kg, ecco, andate a nozze. L'operazione che ho fatto di pulizia intorno all'albero ve la sconsiglio, l'ho fatta soltanto così per vedere la precisione di taglio e un attimo sbagliarsi e tirar via una pianta. Abbiamo visto la pulizia in un grosso cespuglio nato dalle potature abbandonate, quindi questa è molto rognosa come lavorazione. Un bel roveto che a casa mia non manca mai. E abbiamo visto i tronchetti, penso che possiamo tirare le somme. Allora, tecnologia giapponese, 430 grammi inserti Nvidia. Sono andato volutamente contro un pilone di cemento armato, l'ho appena scalfito, ovviamente non volevo rovinare le lame, volevo vedere cosa succedeva, non è successo nulla. Costa circa 37 euro, me l'ha inviato gentilmente in test Bazar Giusto, lo trovate su Solistino, ce ne sono anche altri modelli. Questo per questo costo è un buon disco, non vi fate abbindolare le dischi da 10 euro, sembrano simili ma poi le andate a pesare, pesano 200 grammi, questo pesa più del doppio. Il peso ha un suo perché, serve, è una questione anche di
resistenza, di materiali utilizzati, di sicurezza per l'operatore. Insomma, conviene spendere qualche soldo in più. Ricordatevi sempre di utilizzare occhiali, visiera protettiva e, se ce li avete, i gambali, comunque pantaloni lunghi, perché con questo veramente ci si fa male. Bene, è tutto per questo video, mi è piaciuto molto, lo terrò come disco da sfalcio perché ho visto che lavora veramente bene, quindi continuerò a utilizzarlo. Troverete, se vi interessa, ma è solo per voi, non è un codice affiliato, un codice sconto qui sotto in descrizione, lo potete acquistare con qualche punto percentuale di sconto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video se vi fa piacere. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.